Bentrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Filo Diretto. Oggi dedicheremo questo spazio per la maggior parte alla situazione dei fiumi, alla paura che c'è stata in questi giorni e aspetteremo insieme l'ora, diciamo, cruciale, quella del passaggio dell'onda di piena che questa volta sarà in contemporanea più o meno tra il Tanaro e il Bormida. È una situazione che sembrava molto più preoccupante qualche ora fa, diciamo fino a questa notte. Un'ondata di piena che si aspettava per questa mattina, infatti le scuole sono rimaste tutte chiuse, ad Alessandria, a Casale Monferrato, nelle zone dove il Po, il Tanaro, il Bormida, insomma, potrebbero esagerare dal punto di vista della quantità d'acqua in arrivo. Se volete partecipare a questo programma, come sempre, il numero è 0131 23 10 92 per raccontarci quello che state vivendo, quello che state attraversando in questo momento, i vostri commenti, le vostre paure. Io stamattina, insieme a colleghi, naturalmente della redazione di Telecity, abbiamo fatto dei sopralluoghi in vari posti. Naturalmente uno dei primi è stata la prefettura perché stamattina c'era un appuntamento tra le autorità, diciamo, coloro che devono pensare e coordinare gli interventi di sicurezza per, in questi casi di emergenza. E poi siamo andati anche a vedere direttamente sul ponte Bormida e sul ponte Cittadella, Meyer. E anche sul Tiziano abbiamo dato un'occhiata anche al vecchio ponte, cioè al ponte della ferrovia, che ormai non è più vecchio, è stato rinnovato, ma che qualche problema comunque ce l'ha sempre. Riesce costantemente, comunque, nonostante sia stato rifatto, eccetera, eccetera, ad accumulare un po' troppi alberi lì davanti. E gli alessandrini che guardano giù dal ponte non sono molto contenti. Comunque dicevo, una situazione che per fortuna sembra meno allarmante, anche se la prova ce l'avremo soltanto tra poco quando arriverà questa ondata di piena. Sappiamo, possiamo annunciarvi che il ponte Bormida sarà chiuso quasi sicuramente per precauzione, non perché ci sia un vero pericolo, però per precauzione. Stamattina sul ponte Cittadella sembrava di essere in corso Roma. Cioè, c'era veramente un mare di gente che osservava questo fiume calmo e placido che scorreva, probabilmente senza sapere esattamente a che ore sarebbe arrivata la piena, o forse qualcuno era addirittura convinto che la piena fosse già passata. Però un feeling notevole quello dei cittadini, gli alessandrini con il fiume. Tra l'altro, una bellissima giornata, ha smesso di piovere, c'era il cielo azzurro, c'erano. Insomma, c'era molta vita nel fiume, molta vita intorno, facilitata anche dalle belle condizioni meteorologiche, fa tra l'altro un caldo notevole per essere fine di novembre, stupefacente. Sentiamo una telefonata, pronto? Signor Dedi, buongiorno. Buongiorno. Siamo le solite e ogni anno, anche vedendo che piove, sapendo che il mese di novembre è così, d'estate, Sì. quando i fiumi sono in secca, si aspetta che cosa per fare i lavori? Si fanno quando si può farli, altrimenti qui ogni anno si ricordi bene che se avesse da piovere 4 giorni, la Fiat, invece delle macchine, deve vendere dei barconi, dei fuoribordo, perché i nostri comuni devono impegnarsi in questo campo. Siamo le solite, noi ci lamentiamo, loro ci ascoltano, però le cose rimangono tali quali. Allora, o sono persone da sostituire, e mettere persone che almeno vediamo i profitti, altrimenti queste discussioni possiamo continuare tutta una vita. Io le auguro buona giornata, sono un Grazie. 83enne, Sì. ma non ho mai visto una schifezza simile a che si possa vedere ogni anno e la gente che deve sempre rimetterci di tasca sua.
Buona giornata. Buona giornata, grazie. Il signore al telefono ha sintetizzato un po' quelli che sono anche i pareri di chi stamattina era sul ponte, della gente che naturalmente ha questo amore particolare con il fiume Tanaro, che lo vorrebbe vedere in tutte le sue manifestazioni, anche quando diventa più cattivo, più brutto, ma comunque domabile, ma comunque sotto controllo. Invece questi letti del fiume che non vengono ripuliti, questo livello del fiume che si alza sempre di più, e noi alziamo le sponde ma non riusciamo a mantenere, a scavare e a mantenerlo abbastanza pulito e profondo per far passare queste ondate d'acqua, in effetti un po' stanno cominciando a stancare tutti, no? Allora ho parlato con un ex volontario della Protezione Civile, ormai dopo i suoi, era già in attività nel 94, e mi diceva che giustamente, cioè, sembra allucinante che non si riesca ad intervenire, perché uno crea un problema da una parte, l'altro dall'altro, guai se tocchi il fondo, perché poi rovini la fauna, diciamo, che c'è, che vive sul fiume o sotto il fiume, dentro il fiume. Ci sono, ognuno ha i suoi buoni motivi, però forse quello che è l'esigenza, la sicurezza dei cittadini, forse andrebbe messo davanti a questo tipo di ostacolo, se vogliamo anche un po' solo filosofico, perché poi, voglio dire, li hanno sempre dragati i fiumi, e gli uccelli e i pesci ci sono sempre stati, sono rimasti, non è che sono, stamattina c'erano una mucca. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno. 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 Da dove ci chiama? Da Alessandria. Sì. Io vorrei sapere quale ponte sul Bormida è stato chiuso, se quello che va a Spinetta o se è quello che va a Casalcermelli. Guardi, dovrebbe, no, non è ancora stato chiuso. Ah, sarà, siccome il signor De Vinci ha detto che l'hanno chiuso un attimo fa. No, sarà chiuso per precauzione tra poco, ecco, quando arriverà l'ondata di piena. Lì sul posto c'era il collega Franco Capone, che ha fatto delle interviste che chiariranno le cose. Io ho parlato col sindaco, ho parlato con il capo della Protezione Civile, hanno detto che lo chiuderanno il ponte, quello di Spinetta, se non sbaglio, ma soltanto per motivi precauzionali. Però maggiori informazioni le avremo in diretta nel telegiornale. Tra l'altro, queste interviste sono state realizzate un'ora e mezza fa, quando, alla fine della riunione in prefettura. Però bene, in grazie, tempo reale, grazie, durante il telegiornale, grazie a lei per la telefonata, intanto durante il telegiornale si verificherà proprio il passaggio di quest'onda d'acqua, e naturalmente se avremo delle novità ve le daremo in diretta. Volevo farvi ascoltare, a proposito comunque della telefonata del telespettatore prima, che si lamentava della mancanza di interventi, anche il parere di una signora che è molto nota in città per il suo attaccamento al fiume, per aver messo insieme anche un'associazione per la tutela del fiume, ma anche la tutela dei cittadini, e che ha una grossa esperienza. Parlo di Gianna Calcagno, che ho incontrato proprio stamattina, che aveva assistito, o comunque era stata vicina, al momento della riunione in prefettura per coordinare gli interventi di sicurezza. Sentiamone un pezzo. Non prendermi proprio, sì, di... Lui è bello. Una delle facce note che sappiamo impegnarsi costantemente a fianco alle vicende legate al fiume è quella di Gianna Calcagno, sin dai tempi di quella tragica alluvione. Gianna ci... 22 anni fa. Ma sì, stiamo rivivendo, ma in modo assolutamente diverso, questa è la mia opinione, questa situazione, perché comunque danno dei problemi la Bormida, questo sicuramente, perché le arginature non sono fatte, perché ci sono delle problematiche, eccetera, è stata trascurata. Per quanto riguarda il Tanaro, pur avendo delle eccezioni sui lavori fatti, e questo lo sapete quanto l'ho sempre denunciato, però abbiamo le arginature che possono mantenere, secondo me, il colmo di piena tranquillamente, ma questa è una mia opinione, spero di non sbagliarmi, ecco, questo è. Lei che fa parte dell'associazione, diciamo, più vicina al fiume, no? Noi riceviamo molte telefonate che riguardano i lavori di pulizia degli alvei, gli scavi, no? Del fondo, del letto del fiume, ma sono ancora fattibili secondo lei?
Ma secondo me bisognerebbe fare dei piani di scavazione ben controllati su tutta l'asta del Taro. In effetti in certe zone sono state fatte, perché in effetti il fiume va ripulito, ma va ripulito con la testa, perché dove tu fai un buco si riforma, non c'è niente da fare. Un esempio che io porto sempre è l'isolotto Galateri. Quanti anni fa l'abbiamo tolto? Si sta di nuovo riformando. Quindi bisogna pulire il fiume con intelligenza. Ma soprattutto bisogna fare altre cose, quale la manutenzione. Se tu fai un lavoro a casa tua e poi questo lavoro non lo guardi più, lo lasci lì, è chiaro, evidente che a un certo punto ritorna come era prima nel corso degli anni, e qui non abbiamo manutenzione. Io esorto tutti, avevamo fatto con l'AIPO, chiamiamola una denuncia tra virgolette, ecco, un'osservazione dicendo: attenzione, il fiume si è ristretto sotto la tangenziale, Orti, Argine degli Orti in fondo. Hanno fatto il bando, cioè andiamo alle calende greche, l'hanno fatto, per carità, ma non possono passare 6, 7, 8 mesi, un anno per ripulire. Dice stabilito che c'è l'intervento da fare, facciamolo, non perdiamo troppo tempo in burocrazia. Poi si creano sempre queste emergenze, perché piove tutti gli anni, non è che piove una volta ogni 6 anni. Il clima è cambiato peraltro, quindi non stiamo lì, questa burocrazia, faccio il bando, non faccio il bando, no, è da pulire, puliamolo e finiamola lì, secondo me, ecco. Per carità, ripeto, siamo più tranquilli di quanto. Non sono le piogge, ma la burocrazia che non ci permette di tenere sotto controllo le acque che vengono giù con le piogge. Sentiamo la telefonata, se in onda, perché qualcuno sta già aspettando da tempo. Pronto? Buongiorno, il telefono da Alessandria. Innanzitutto volevo farvi i complimenti per la professionalità e la pacatezza con cui riesce a condurre il programma. Grazie, cerchiamo di non comunicare panico, anche perché in questo caso non dovrebbe esserci nessun buon motivo. Volevo però fare una considerazione. Sì. I cittadini tanto si lamentano, tanto si preoccupano, però io che per primo ho provato a lamentarmi sulle condizioni della manutenzione delle aree verdi, del verde cittadino, chiamalo come vuoi, vai sempre a sbattere contro un muro di gomma che si passano la palla come in una melina brasiliana, e il che non è molto rispettoso verso i cittadini che si preoccupano tutti quanti. Non è che i cittadini sono superficiali, non lo sanno, i cittadini lo sanno che l'acqua è un liquido incomprimibile, che con un bicchiere d'acqua puoi alzare una montagna. I cittadini lo sanno che bisogna pulire, fare ok, ma questi signori che non fanno niente, io direi: ma provate a stare un anno senza tagliarvi le unghie dei piedi, senza tagliarvi le unghie delle mani e senza tagliarvi i capelli. Vedete se poi potete mangiare, vedere o girare tranquillamente, o cambiate i numeri delle scarpe, certo, per poter camminare. Cioè, le cose semplici, dato che non le pagano sulle loro spalle e nessuno li può redarguire, io dico, se non ci sono responsabilità, nessuno controlla, potremmo sempre continuare a lamentarci, ma tutto finisce come esce il sole, tutto va bene. È quello che dico. Mi sembra un po' una presa per i fondelli da chi dovrebbe intervenire e prevenire soprattutto. Va bene. La ringrazio. Grazie, buongiorno. Grazie a lei per la telefonata, però lei mi suggerisce un'idea, no? Che la prossima campagna elettorale, quando si presenteranno con un programma elettorale, pensiamoci anche noi a chiedere quali interventi pensano di poter fare sul fiume. Cioè, perché ogni probabilmente partito politico, ogni tendenza, diciamo, filosofico-politica, pensa di interpretare la cosa in maniera diversa. Se noi avessimo il mare, probabilmente ci dovremmo preoccupare delle onde, dovremmo costruire un porto o comunque dei frangifrutti o delle protezioni contro le onde del mare. Chi sta in montagna probabilmente ha problemi di percorribilità in caso di nevicate, ghiaccio, eccetera. Ma noi viviamo in pianura, viviamo dove ci sono molti fiumi.
che ricevono tra l'altro l'acqua già a monte, ma molti chilometri prima. C'è anche il tempo di pensare, di riflettere, di prendere dei provvedimenti, di evacuare dei posti, però quello che manca è la programmazione. Come diceva il Signore, bisogna comunque, signora, bisogna costantemente avere questa attività di manutenzione dell'asta del Tanaro, così come magari sul Bormida è un po' più difficile, però per esempio stamattina parlavo col sindaco, diceva: noi abbiamo un solo ponte importante sul Bormida, e questo vuol dire che se capita una crisi, diciamo un'emergenza di questo genere, chiudendolo siamo finiti, e comunque si blocca tutto, e comunque è una condizione di non sicurezza quella di questo ponte così. Allora ce ne va un altro, se ne parla da tanto tempo, se non sbaglio Renzi e se non sbaglio anche i ministri coinvolti in questa cosa hanno già dato il loro assenso. Cerchiamo di non fare quelli che tra 20 anni ne stanno ancora parlando, cioè che adesso che tutti dicono sì 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 facciamolo, si faccia davvero questo ponte, il secondo ponte sul Bormida. Comunque, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Ah, ok. Allora, facciamo una cosa. Io vi dico semplicemente questo. Dal punto di vista dell'allarmismo, come diceva il signore prima, noi dobbiamo cercare di essere più tranquilli possibili, perché di grossi problemi, per fortuna, non dovrebbero esserci. Ce ne hanno avuti ieri, magari in Liguria, li hanno avuti a Cuneo, ci sono state le zone, diciamo, più verso Cuneo, Savona, eccetera, eccetera, che sono andate in grossa crisi, sono crollate strade, piazze, ponti, ci sono state interruzioni sulle linee ferroviarie. Noi qui la situazione più grave ce l'abbiamo avuta ad Acqui Terme, e anche la linea ferroviaria di Acqui è stata interrotta. Stamattina, se non sbaglio, ho sentito i colleghi che dicevano, chi monitorava la situazione, che si è allagata anche la caserma della polizia. Però queste notizie le sentirete meglio, più precisamente, nel telegiornale. Non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ma insomma manteniamo alta l'attenzione e cerchiamo di non metterci sulla strada quando passa proprio l'onda di piena. E sapete che se avete un computer, oltre a guardare la televisione, ascoltare la radio, potete informarvi in tempo reale su quello che sono i siti internet del Comune, dell'ARPA, della Protezione Civile, della Regione, cioè informatevi prima di mettervi sulla strada. Sentiamo la telefonata adesso. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Giovanni. Buongiorno Giovanni. Ascolti, io stamattina sono passato qua sul Ponte Tanaro, no? Sì. Vedevo che la situazione era monitorata, perciò diciamo tanta paura non ci dovrebbe essere. Sì. Però quanto a questo, io volevo ritornare prima. Non c'era neanche bisogno di fare questo ponte nuovo, avevamo quello vecchio, basta diciamo fare 2 punture di cemento e tenevamo diciamo la parte vecchia di Alessandria, quindi i soldi del ponte si potevano spendere per altre cose, per dire, per la gente che non lavora, che giustamente di dare qualcosina da arrivare almeno a fine mese, aiutare diciamo proprio quella povera gente. Ci sono dei glosciati che sono italiani, che sono sulle strade, e il comune li poteva aiutare così, a posto diciamo di spendere tutti, che poi neanche farla apposta, con tutti questi architetti che ci abbiamo in comune, e ingegnere, a posto di grattarsi la prostata, facevano il disegno e lo potevano fare, e rimaneva tutto diciamo la cosa locale, senza andare in America a prendere l'architetto americano, tutto qua. E anche altre cose, vabbè, adesso io dico questo, mi auguro che veramente non succeda niente, buona giornata, buongiorno. Grazie, grazie per la telefonata. Adesso però io le racconto queste 2 cose che ho visto recente, proprio un'ora fa. Innanzitutto il livello dell'acqua oggi passa abbastanza, diciamo più in basso del ponte, chiamiamolo Meyer, Cittadella, Tanaro, è più in basso. Ma ci siamo spostati, io e l'operatore, abbiamo inquadrato quello che era il vecchio ponte, che sapete ne è rimasto un pezzettino. Bene, l'acqua era lì, era a quell'altezza del ponte. Ci fosse stato quel vecchio ponte, non so, con questi argini alzati, con questa
quantità d'acqua nettamente superiore che arriva adesso, se quel ponte avrebbe potuto tenere. Ho i miei dubbi, ma poi lo vedrete nelle immagini e giudicherete da soli. Tra l'altro noi per anni abbiamo cercato qualcuno che nel 94 fosse proprio sul ponte nel momento in cui l'acqua arrivava, perché ci sono delle leggende metropolitane che girano. C'è chi dice che l'acqua ha superato il livello del ponte, ha comunque impattato contro il ponte poi, e lì è uscita, e c'è chi dice no, non è mai arrivata fino sul ponte, ma è uscita. In quel momento naturalmente non c'era tantissima gente. Io stamattina ho incontrato un signore che mi ha giurato che lui era lì in quel momento e che ha visto che l'acqua picchiava contro il ponte e ha superato il ponte. Io non so se sono effetti ottici, se il signore ha visto bene o non ha visto bene, però in effetti quello che posso dire, testimonianza diretta, è che io ero molto vicino e l'acqua è uscita da lì all'altezza di Piazza Gobetti. E seconda cosa, che il 27-28 aprile di qualche anno fa l'acqua si era alzata così tanto da arrivare veramente a pochissimi centimetri dal livello del ponte, del vecchio ponte Tanaro. Poi sull'intervento ingegneristico, su come si poteva pensare, trovare un'altra soluzione senza costruire un altro ponte, è vero, ma non raccontiamoci che quel ponte non costituisse un ostacolo con quelle arcate così piccole, eccetera, eccetera. L'ostacolo c'era. E adesso se guarderete le immagini vi renderete conto anche voi, se le abbiamo montate nel servizio, che il vecchio ponte che è rimasto, il pezzo che è rimasto sotto a ricordo, ha l'acqua praticamente a livello. Sentiamo, pronto? Pronto. Sì, buongiorno. Io avrei da fare una visita stasera in Alessandria. Sì. Parlo da Ovada. Sì. E ho sentito che ci sono i ponti chiusi. No, lo chiuderanno temporaneamente, però non, per chi arriva da Ovada magari può uscire anche prima e può arrivare tranquillamente in città. Io le do un consiglio, cioè io non so a che ore deve partire lei da Ovada. Ma parte un po' presto magari, perché devo poi passare dal CUP e tutte quelle cose lì, sempre in ospedale. Guardi signora, possiamo fare una cosa, se lei ha modo di controllare su internet, bene, se no ci chiami, ci telefoni, perché quello che succederà lo scopriremo solo tra mezz'ora o un'ora. Il nostro TG sarà probabilmente già finito quando arriverà l'ondata di piena, voglio dire, quando l'acqua si alzerà a livello, per cui non siamo in grado di prevedere noi, e non erano in grado neanche i tecnici, di prevedere, di sapere come sarà la situazione alle 2 o alle 3 del pomeriggio. Però se voi ci chiamate al nostro numero telefonico, magari vi possiamo aggiornare prima che vada in onda il nostro prossimo TG. Ecco. Lei ci chiami. Sì, noi... Adesso sta, magari aspetto il TG. Sì, adesso guardi il TG, così si fa un'idea più generale, sì, con sì, tanto di riprese, sì, di immagini, sì, eccetera, eccetera. E tra l'altro il collega Franco Capone era sul Bormida, sì, sulla Bormida, e quindi farà vedere com'è la situazione, ci sono le interviste, i tecnici che parlano, sì, si capirà di più. Però le dico, anche dopo il telegiornale, quando si verificherà questa situazione, diciamo, sì, il culmine, no, della, sì, dell'ondata dell'acqua, il nostro TG non sarà più in onda, ma noi, sì, saremo al corrente perché saremo qui a monitorare, sì, quindi potete chiamarci. Ok? Sempre questo numero? Sì, questo numero, quello normale, che è 23 60 74. 23? 60 74. Okay. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie, grazie a lei. Mille. Siamo quasi arrivati al termine, dicevamo. Quello che sono la scienza idraulica, per qualcuno è una scienza precisa, secondo me tutti gli studi, tutte le simulazioni, tutto quello che si può fare cercando di prevedere non corrisponde quasi mai alla realtà. Primo, perché nessuno sa quanta pioggia veramente verrà giù, cioè ieri sentivo che in 24 ore ha piovuto come piove in 8 mesi dalle parti di Cuneo.
No, dico, in un giorno ha piovuto tanto quanto piove in 8 mesi. Lì non è più scienza idraulica che può prevedere questo, lì c'è stata un'ondata, avete visto a Garessio che il ponte in mezzo alla città è stato totalmente sommerso e che solo per fortuna credo non sia crollato del tutto. Va bene, a parte questo dicevo, stiamo vigili, attenti, molto attenti a dove ci mettiamo, in che condizioni ci mettiamo. Stamattina era una bellissima mattinata, un sacco di gente, vi ho detto prima, sembrava Corso Roma sul ponte Cittadella, però adesso inizia il periodo critico. Magari non andiamo proprio lì adesso, andiamoci più tardi, quando sapremo che il pericolo è passato. Guardate il telegiornale, adesso c'è la collega Katie Porceddu che vi darà le ultime informazioni con tutti i nostri servizi. Grazie, buona giornata.